Siamo a Taranto presso il bar Simonetti Pietro, sito in via Umbria, e ho al mio fianco il titolare, appunto, Pietro Simonetti. Un momento per rivolgere un augurio alla città in un momento difficilissimo che tutti quanti stiamo vivendo. Purtroppo bisogna riconoscere che il momento è proprio triste, e l'augurio che rivolgo ai tarantini è che si possa venire fuori da questa situazione poco felice, purtroppo, a causa del coronavirus. Lei, come imprenditore, sta un po' facendo il condottiero di tante famiglie, di tanti suoi dipendenti, sta facendo di tutto perché questo momento possano risentirne, come dire, nel minor modo possibile, perché chiaramente c'è un calo di fatturati, però per lei il dipendente è sacro. Beh, in effetti è inutile aggiungere che il calo c'è sia nei miei confronti come attività, bar, eccetera, ma anche nei confronti dei miei colleghi commercianti. In ogni caso noi cerchiamo di tenere unita la famiglia, mi riferisco al personale, la quale famiglia deve vivere insieme anche questi momenti critici, e naturalmente io mi sono impegnato personalmente a non mettere nessuno in cassa integrazione, in modo tale che poi, quando arriveranno i momenti migliori, avranno loro delle risposte nei nostri confronti, così come penso che adesso le sto avendo io nei loro confronti, positive. Ecco, un appello per la collettività intera, per le varie categorie produttive, a non mollare, perché certamente dopo la tempesta arriva l'arcobaleno. Beh, naturalmente, ma io vedo già che alcuni colleghi, per esempio, si stanno dando da fare differenziando il proprio lavoro, chi col domicilio, chi in un altro modo. Cioè, voglio dire, non possiamo stare con le mani ferme, anche perché va aggiunto, come tutti sappiamo, che di tutti questi resort 1, resort 2, resort 3, ristor 2, ristor 3, qui si vede ben poco, diciamoci la verità, qui dobbiamo solo rimboccarci le maniche e cercare di risolvere noi i nostri problemi. La speranza unica è quella che si abbandoni questo periodo triste e che si risolva con qualche vaccino, con qualche farmaco che metta fine a questa storia negativa. Intanto un felice, un radioso 2021. Un grandissimo e felicissimo buon 2021 a tutti. È la serenità di un Natale vissuto in modo diverso, forse sarà anche un modo per riscoprire il Natale nella sua veste, diciamo, più spirituale. Eh sì, a un certo punto poi saremo anche costretti a stare in pochi in famiglia, e questo purtroppo secondo me è un grande smacco, onestamente, perché le feste, specialmente al sud, specialmente a Taranto in modo particolare, ci piace viverle proprio in famiglie, anche numerose se possibile. Ma sarà solo un appuntamento rimandato al 2021. Auguri a tutti. Beh, abbiamo ascoltato il titolare e ora due dipendenti, Laura ed Elena. Un Natale diverso, però avete un titolare che davvero ha dimostrato affetto e vi ha considerato come persone prima ancora che come dipendenti. Certo, sì, non neghiamo il fatto che sia un titolare abbastanza protettivo nei nostri confronti, è stato, come possiamo dire, molto generoso, dobbiamo ringraziarlo perché comunque sia non ci ha mandato neanche in cassa integrazione, è stato, siamo stati forti tutti, ci siamo aiutati tutti insieme e speriamo che questo periodo passi velocemente e di passare un buon Natale tutti insieme. Elena, Piero Simonetti, come dire, ha cercato di neutralizzare gli effetti finanziari del Covid, un anti-Covid appunto del settore. Sì, è precisissimo, è stato proprio uno dei pochi imprenditori su Taranto a tenere tutti i dipendenti a lavorare e non ha permesso alla cassa integrazione di tormentare i dipendenti, perfetto. Benissimo. Bene, e allora anche da loro un augurio per un sereno Natale, per un 2021 completamente diverso da questo terribile 2020.
e 20, bar Simonetti Pietro, non solo un bar, ma davvero una famiglia.